Ciao a tutti ragazzi, sono Karen e oggi per la prima volta sul canale proviamo a portare qualcosa di diverso, ovvero un format What If, ovvero una tipologia di video in cui proviamo a strutturare un'idea, cioè una storia basata sul mio pensiero e non su quello canonico. Cioè, nel senso, prendiamo esempio il World Youth. Nel World Youth il Giappone in semifinale vince l'Olanda. Ora, siccome voglio sistemare questa cosa, questo torto, faremo questa, diciamo, miniserie che per ora parte con l'Olanda riprendendo nel momento in cui perde contro il Giappone nel World Youth. Ho messo la difficoltà del computer al massimo, quindi a 3 stelle, e mi spaccherei il culo perché non sono pratico del gioco, cioè lo sapete, ci gioco una volta ogni 4 giorni, se tutto, no, oppure una volta ogni 7, se tutto va bene. E nel caso in cui riuscirò a vincere Olanda contro il Giappone, come dovrebbe succedere nel manga, quindi nel caso in cui il Giappone avesse perso contro l'Olanda, sarebbe stata l'Olanda ad andare in finale con il Brasile. Quindi nel caso in cui riesco a vincere, domani sarà Olanda contro Brasile. Nel caso in cui perdo, perdo e quindi la storia dell'autore rimane quella originale. Ho messo la difficoltà al massimo perché per dare la sfida, ma non essendo così proprio pratico del gioco, cioè non essendo proprio troppo ferrato, la vedo un po' come un massacro. Cioè, secondo me non è che mi massacrano di più, però provare per credere, no? Ok, qua glielo passa, cioè questo per l'esempio, abbiamo iniziato bene, facciamo così, hanno intercettato bene, hanno il Giappone per questa semifinale, se la vuole giocare come si deve e quindi hanno fatto un grande intercetto, veramente un grande intercetto, passaggio per un Brian, volante, incredibile, doppia azione, doppio dribbling. No, non l'avevo visto Soda, non l'avevo visto il microfono. Oh, Nitta da solo la porta. No, ci salviamo nell'ultimo secondo. Kaiser, ok. Fuck, cioè, proprio nello stesso istante in cui ho preso la palla me la tolgo. Oh, Nitta è un animale. Eh sì, raga, ho capito. Melina, un po' di Melina, ho capito. Ok, va poi. Basta che mi dite Melina, io vi rispondo. No, non posso dire cosa rispondo, perché sto io diventa flame. Cazzo, è fortissimo. Ok. La partita è ultra combattuta. Nice play a destra, nice play a sinistra. Ok, passaggio per Brian che deve superare. Solo Gito la supera. Madre, mamma mia, un cavallo difensivo. Un cavallo difensivo. Cazzo fai ad indovinare tutti i dati? No, vabbè, sei Dio, cioè veramente sei Dio, fai indovinare tutti i dati, sei Dio proprio. Quindi la prima azione va per Nitta, che mi toglie. Vabbè, non mi ha tolto un cazzo, onesto, no. Dribbla come un dannato, però non mi ha tolto niente, no. Onesto, però. Madre. Ok. Parla in profondità, ho però imparato che quando vado con Brian. Quando vado con Brian vengo buttato per l'aria, ma quando vado con Kaiser vengo comunque buttato per l'aria, cioè poco cambio. Ok, Nitta, come sempre, cazzo di massacrature. Niente, ti scatta. Ma com'è possibile? Vabbè, la difficoltà al massimo del computer è Gesù, cioè. Lasciando che Nitta poi in tutto questo sta giocando solo lui e il portiere, il mio portiere, cioè stanno giocando da soli. Stava facendo un uno contro uno, Doleman. Recupero di palla velocissimo. Brian viene buttato. No, dai, raga, ma che. Mamma, sono dei mostri. Ok, allora. Siamo partiti con una buona difesa, poi ci siamo persi a un certo punto. Ok, Crayforte, ma Crayforte non può fare niente come lui. Allora mi devo togliere sto tizio che devo gioco solo con Brian. Perché se gioco solo con Brian non vado da nessuna parte.
Brian non si può fare tutto un campo da solo. Soprattutto Brian non... vabbè, dai, però. Come cazzo facevo a fare... Cioè, come cazzo facevo a bloccare pure quello? Ok. Ottimo. Ottimo, 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 ottimo. Stinger a 1, ragazzi, caricavo a 2, mi bloccava. Stinger a 1, però abbiamo tolto un po' di stamina a Benji. Diciamo che ci siamo più o meno sistemati. Oh, oh. No, madonna mia Tsubasa, quanto ti odio da un accento, quanto ti odio. Bellissima, e ti pareva Gio, mamma mia, un cazzo. Oh, che cazzo, sei un carro armato. Allora, non c'è, cosa abbiamo detto fino ad ora? Non c'è solo Brian. Non c'è solo Brian, comunque gli altri vengono buttati a parlare come, come fuscelli al suolo. Non c'è solo Brian, edizione 1 parte seconda, ok? Ok, 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 uno, no, si è caricato a due, mi facevano. Non fa niente, non fa niente, non fa niente. Benji, Benji a metà, già è qualcosa. Benji, Genzo, come cazzo lo volete chiamare, già è qualcosa, già è qualcosa. Ottimo, ottimo, ottimo. Kaiser, perché stai dietro? No, 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 no. No, Brian, non ho deciso, sbagliato, 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 sbagliato. Attacco aggressivo, io voglio attacco aggressivo, voglio attacco aggressivo, dovete andare avanti, le punte devono stare davanti. Ragazzi, dai, ma chi ha fatto? Cioè, l'allenatore dell'Olanda stava proprio sotto cracco, ma mi sa che mi sta praticamente demolendo. Nitta di me. Oh, Nitta, cazzarola, porca puttana. Ok, stiamo quasi alla fine primo tempo. 0-0. Due tiri contro sei tiri. Cioè, mi ha sfondato. Ho fatto più possesso di palla, ma mi sta proprio aprendo in una maniera incredibile. Tecniche riuscite 36 contro 43. Si vede la differenza di bravura del computer contro di me. L'Olanda, però, non perde il suo sogno. Non perde il suo sogno di andare in finale. Non perde il suo sogno di andare in finale contro il Brasile. Niente da fare. Niente da fare. Forse sarà bastarda. Niente da fare. Ok, ok. Niente. Oh, ma che... Oh, Yuga. Dick. Ma Dick stava sulla traiettoria, però l'autobuff ci voleva. Ehi, no, no, passa, passa, no, guarda, cioè, passarla a Brian è già da centrocampo, no? Ma come faccio a farmi tutto il campo con Brian? Cioè, onesto. Vorrei anche. Mi ha buttato per l'aria. C'è un nano di merda che mi butta per l'aria. Non ce l'ha neanche la forza per buttarmi per l'aria. È statisticamente troppo nano. Nitta che in qualsiasi posizione difensore, attaccante, cioè è sempre Dio, no? Pure Yuga, porca puttana. Ok. Mancanza di stamina. Madre di Dio, mamma mia. Mostruoso. Ok. Allora, mettiamola su questo punto. Mettiamola su questo punto. Genzo un pochino l'avevo stancato. Se non mi impunto solo a tirare con Brian, se non mi impunto solo a tirare con Brian, potrei attualmente riuscire, potrei attualmente riuscire a fare qualcosa. E quando poi magari tiro con Brian. Che cazzo. Oh. Oh! Ma come lecce? Ok. 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 Stinger! Un po' troppo lontano, un po' troppo lontano, un po' troppo lontano, però è già meglio di... No! No! Angolazione proprio che...
però ok, ci ributtiamo. Dai, volati. No! Stronzo! Dove sta Brian? Cioè, dove sta? Solito errore. Stinger di nuovo. C'è Gito. Madre di Dio! Ok. Questo è gol. Sì, ho cambiato la storia, doveva essere 1-0 per il Giappone, ho cambiato la storia, devo solo difendere in maniera serrata e ho cambiato la storia. Va bene così. Eccolo là. Non mi vuole far cambiare la storia. No. Non mi fai cambiare la storia. Ma che era? Quel tornado del Super Saiyan. Cioè, era una palla Super Saiyan. Porca puttana. Allora, Misaki già 10.000 volte mi ha fatto. Stavolta no. Gito che entra prepotente, si prende il pallone. No. Via. Su. Ok. Madre. Dai. Non fa niente. Bellissimo. Vai. Ok. Però è andata. Primo tempo sofferenza totale. Il secondo tempo ci siamo un po' ripresi. Porca puttana. Ok. Stavo scherzando. Non ci siamo ripresi. Solo io che lavoro. Uff. No, stai da lontano, non mi puoi segnare da là, no! Ma porca puttana, era fatta. Solo Nitta la porta. Per fortuna il computer non è troppo intelligente, perché sennò sarebbe finita. Devo cercare di... Oh, ma Kaiser è velocissimo, non ci avevo mai fatto caso. Ma Kaiser è praticamente il Nitta dell'Olanda, nel vero senso della parola. Oh, ma gioca tutti per l'area, li butta. Ma che cazzo? Uno per l'area, ma me lo vuoi lasciare stare? Ok. Niente. Ok, tempi supplementari. Avevamo vinto nell'ultimo attimo sono riusciti a riprendermi palla. Nell'ultimo secondo sono riuscito a riprendermi palla in una maniera... No, cazzo! Ho usato pure la bizzonna, mannaggia il play! Ok. Dai, Stinger a 2.
Io alla porta, devi entrare. No, porta. Ok. Ma c'è ancora troppa gente. Mamma mia. Uscito sulla traiettoria. Non lo so che è successo. Niente di che, era tutto previsto. Niente, Brian, niente di che, era tutto previsto. Va benissimo. Mi devo un po' allenare. Però ci stava quello Stinger. Che stava uscendo quello Stinger. Che teoricamente sarebbe stato fermato da Gito. Ma questo gol dice tutto. Questo gol dice tutto. Brian ha incastrato due azioni. È riuscito ad incastrare due azioni. Porca, ho detto eccolo là, ma mi ributto. Se mo gli faccio un po' di pressione, lui ha chiuso. Il problema è se. Vabbè, ma fare dribbling, cioè, è scattato, non è possibile. Cioè, veramente, è meglio che aspetto che tirano, perché quando tirano almeno la palla gliela levi. Ma ehi, quello ha fatto la è arrivata all'azione da 3 metri di distanza. Oh, stiamo assaggiando le mani pericolose. Dai, però difensivamente devi essere. No, grande Doleman che mi salva. 3 minuti di recupero. 3 minuti di recupero. E Tsubasa logicamente pensa. Porca. Ok. Ma perché più la voglio buttare via, più ritorna nel mio campo? Ok, secondo tempo supplementare. Sta diventando un martirio sta partita. Sta diventando proprio un martirio. Ok, ce la possiamo fare. Basta che prendo una volta la palla con Brian e perdo un po' di tempo nella loro area. Esattissimo, bravissimo. Troppo lunga, porca puttana a me. Dai, però. Ma secondo me c'è io sbaglio tasti. Secondo me c'è un altro tasto. Allora, le cose sono due. No. Allora, secondo me sto sbagliando i tasti per i tasti del per togliere palla, perché vedo, cioè, loro mi dribblano troppo facile. Non è possibile che il computer sia così fuori gioco, non so da dove, grazie. Non è possibile che loro siano così bravi paragonati a me a togliere la palla, quindi secondo me c'è tra virgolette, lo so che non sono sicuro dei tasti che sto cliccando, raga, onesto. Miglioreremo stasera strada facendo, dai. No. Levati, dammi il pallone. Ok. Di zone che not bad. Ok. E questo ci esce pure l'ultimo gol, quello alla finale, proprio che dici. No! No, ok, se sto provando. No, madre. Ok. Dai, entra in scivolata. Ok. Manca solo Gito. E niente, Gito mi ha scivolato l'anima.
3 minuti di recupero, dai, è finita. Doveva finire. E finisce. L'Olanda ce la fa. Ok, allora devo fare un grande training, devo fare un grande, ma veramente grande allenamento. Veramente devo fare un grande allenamento su questo gioco. Devo fare un allenamento bestiale. Però ai fini del what if, quindi della storia, abbiamo cambiato, quindi facendo finta che il World Youth, l'Olanda avanza, il Giappone viene eliminato. Quindi domani, diciamo che c'è bisogno che oggi mi metto un pochino a giocare da solo per skillarmi un poco, perché c'è una mancanza di skill oscena, però domani praticamente ci sarà la finale Olanda-Giappone, quindi Olanda-Giappone, Olanda-Brasile, quindi il Giappone è stato eliminato, il sogno dei giappi finalmente viene distrutto, e quindi andiamo Olanda contro Brasile, quindi come doveva essere la storia secondo me. Quindi domani ci sarà questo nuovo capitolo di What If, che vediamo un pochino questa serie come andrà, come va, eccetera eccetera. Poi faremo varie storie, varie cose, con varie squadre, vari cambi, eccetera eccetera. Soprattutto l'Italia, si può cambiare tante di quelle cose. Quindi ragazzi, per questo primo episodio un po' strano, perché devo allenarmi un pochino, per questo primo episodio è tutto. Spero vi sia piaciuto, fatemi sapere se l'idea è carina o fa cagare accesso, e vai c'è cascata.